Buon pomeriggio a tutti. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmill e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. Vertenza sul rischio, CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73%, il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmill UK LTD e Tikmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, consueto appuntamento del venerdì con me, mitico Tony Cioli Pubiani. Come ogni venerdì, c'è una breve presentazione prima di entrare nel vivo di Tikmill. Tikmill è un broker non dealing desk, 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, ha regolamentazione della FCA UK, quindi fondi segregati, separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. A spread che partono da zero con le commissioni tra le più basse del mercato, con una velocità di esecuzione ultra rapida, con una media di 0,1 secondo, grazie ai 10 server sparsi per il globo. Questo vi permette di non ricevere mai requote e nessuna limitazione sulle strategie utilizzate come scalping, arbitraggio, eccetera. Nessun costo su depositi e prelievi. Questa è un po' la mappa con i vari server di Tikmill e potete confrontare le commissioni di Tikmill e gli spread con gli altri broker dal sito esterno di MyFXBook. Noterete quasi sempre che Tikmill ha le migliori condizioni sia di spread che commissioni. Grazie a queste caratteristiche, per 2 anni di fila Tikmill è stata nominato come miglior broker per esecuzione nel 2008 e nel 2019. Ok, adesso mi sposto sulla piattaforma. Aspettate che ho un po' diverse aperte. Ok. Ciao Tony, io vorrei partire con te dal Nasdaq perché oggi, questa mattina, se non so se avete seguito l'appuntamento del consueto che c'è con gli amici di Vision Forex, ma Tony, tu hai chiamato lo short, quindi te ne do atto. E in effetti il Nasdaq adesso ha tirato una bella comunque esplosione di volatilità, come già c'era stato comunque anche nella giornata di ieri. Ma sì, insomma, stavolta è andata bene. Consiglio a chi non ha visto stamattina la puntata è sulla mia bacheca o su quella di Vision Forex, è la puntata Trader Talk, ma non tanto per fare vedere che avevo individuato bene l'analisi, ma a me non mi interessa questo, l'importante è che guadagni io. E se qualcuno mi ha seguito, l'importante è che non perda, talvolta perde, però questo mi interessa relativamente. Però la logica ferrea con cui ho detto che andava, c'era molte possibilità, buone possibilità che il Nasdaq andasse a ricercare il test di 9,5-17, però parlavamo in area quasi 9,6, per cui insomma c'erano quasi 80 punti circa di guadagno. E quello che è interessante era la logica con cui si è arrivato a un determinato ragionamento. I segnali, per carità, li do anch'io, i segnali servono, non sono contrario ai segnali, però cercare di percepire, poi in via gratuita, come in questo caso qui, le logiche per cui si arriva a determinate cose, per quanto non ti garantiscano mai niente. Ci sono delle logiche, poi io sono molto più bravo a interpretare come cavallo di ribassista, delle logiche che secondo me vanno imparate. E il ragionamento, sarò ripetitivo, però vale la pena ricordarlo, che avevo fatto ex ante, era che sostanzialmente i grandi recuperi che ci sono stati sempre da 6, 7, 8 mesi a questa parte, sicuramente a partire dal 2 ottobre del 2019, aveva una caratteristica di sfruttare degli elementi pesantemente negativi di carattere geopolitico, macroeconomico, di news,
e per poi riversarsi con una forza assoluta sul mercato, con degli strappi che erano ben superiori ai cali. E questo è accaduto tante volte con i dazi, se lo ricordiamo l'anno scorso, quante volte abbiamo avuto dei tweet anche di Trump o delle notizie, cinesi che tornavano a casa, spostamenti di date, delle notizie brutte, e c'era sempre il sovvertimento dopo un giorno, dopo 2 giorni, della, è una reazione. Vi ricorderete la reazione all'attacco che hanno fatto gli iraniani alla base americana il 7 gennaio 2020, quando già dopo 2 ore il recupero del Nasdaq fu oltremodo eccessivo quasi, e da ultimo il coronavirus, che malgrado quelle le notizie impietuose che arrivavano continuamente, i recuperi erano del doppio, del triplo, tant'è vero che siamo arrivati a 9.700 e passa di Nasdaq, a 25.400 di FIB, e il DAX ha battuto 2 o 3 volte il record storico, ben sopra i 13.800. Connotato, e qui faccio riferimento alla mia news, che questa volta non è da premio Nobel, con l'immodesta del caso, non è da premio Nobel perché avevo detto in anticipo, capendolo dopo ex post, che probabilmente la speculazione professionale, quelli bravi, senza ironia, avevano capito che essere aiutati dalle banche centrali significava che comprare nei momenti di quelle poche paure che ci sono stati, significava arrivare a profitto nel giro di qualche giorno, se non qualche ora. Perché la potenza di fuoco delle banche centrali, oltre al fatto che la speculazione professionale, fondi, gente convinta di questo, potesse comprare e loro, di fatto shortava magari qualche retailer, qualche fondo, perché anche i fondi perdono, shortava Tony, perché anche io ho shortato e l'ho presa male, molto spesso. Shortava delle persone che poi il meccanismo era semplice: nel momento in cui questa risoluzione del problema pariva in qualche modo diminuire, questo l'abbiamo visto con i dazi, perché alla fine c'era la fase 1, l'abbiamo visto con i combattimenti lì in Iran, che hanno detto sì, va bene, ma qui hanno ucciso solo, hanno ferito solo dei soldati, poi hanno detto che finiranno, e abbiamo visto che il coronavirus, che peggio andava la situazione, più fabbriche chiudevano e tutto, meno male, continuava a acquistare, convinti che prima o poi si arrivasse a una fase di circoscrizione del problema o a una parabola negativa dovuta al fatto che gli infettati diminuissero, il tasso incrementale degli infettati fosse superiore, inferiore a quello di quelli che il problema l'avevano risolto. Lo dico più volte questo concetto perché è un concetto fondamentale, che guarda caso, ieri abbiamo avuto 200 punti di drawdown, 190 di Nasdaq, 40 di Standard & Poor's, 300 di FIB, 140 di DAX nel giro di mezz'ora, senza nessun market mover. Cioè, non c'era una notizia, un presidente della banca centrale, un dato, un gold, niente, così. E questa volta, quindi, chi aveva agito, ecco perché in borsa si perde, perché chi aveva agito ha fatto una mossa a sorpresa di rialzo, dove io, che sono qui sempre seduto come un cretino e ricevo tante domande, per 2 ore mi hanno chiesto: ma cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Anche io adesso mi informo. Cosa è successo? Adesso mi informo, non ne ho idea. Passa la serata e non c'era nessuna informazione. Nessun media, nessun giornale, nessun analista, Tony, che mi piace dare delle soluzioni, nessuno ha trovato una motivazione. Evidentemente questa volta la vendita non era suscitata da dei motivi di ordine psicologico, ma era uno svuotamento, leva eccessi. E quindi lo svuotamento di portafoglio importante di una speculazione capace, bravissima, col quale noi difficilmente riusciamo a avere anche la meglio, in un tempo non sospetto, poteva essere prodromico a una situazione differente delle altre volte. Quindi stamattina dico: attenzione, il test fisiologico del Nasdaq, ma anche stesso discorso poteva essere fatto per altri indici, deve essere almeno il minimo, visto ieri
il minimo ieri abbiamo visto una ciabattata fino a 9,517 di Nasdaq, e quello costituisce il nuovo target per i massi. Da lì, tutto il più, se vuoi comprare, comincia da lì. E uno si risparmia tanti punti. Beh, è il processo del ragionamento che secondo me deve essere molto educativo e istruttivo, perché quando c'è un qualche cosa che non riusciamo a capire, probabilmente è lì l'insacco giusto. Mentre, e io parlo perché evidentemente ci sono caduto anch'io, quando in borsa si fanno delle ovvietà, il discorso ovvio, popolare, ma c'è il coronavirus, fatto anch'io, qui chiudono le fabbriche, il prodotto interno lordo della Cina passa dal 6 al 4, com'è possibile? Butti i pugni così. Puoi fare il colpo se sei velocissimo per un'ora, 2 ore, ma se rimani in posizione ti prendono e ti stritolano facendo di nuovo i record. E questa è la grande diversità. E quindi c'è stata una rottura voluta da quella speculazione brava che ha approfittato del primo momento, direi da ottobre, perché non, i dazi ce la siamo portata avanti fino al 2 gennaio, ve lo ricordate, l'accordo il 30 dicembre. Poi è partito subito l'Iran, quel conflitto di 10 giorni del generale Soleimani, mi sembra del 2 gennaio, ed è durato fino all'8, e poi già da metà gennaio, fine gennaio, è cominciato il problema del coronavirus. E inoltre ci sono stati problemi importantissimi degli ordini della produzione industriale e dei prodotti interno lordi dei 3 paesi più importanti dell'Europa. Ordini di carattere macroeconomico importanti. E questi tipi di messaggi paradossalmente erano a supporto del rialzo, che può sembrare una sciocchezza, però questo l'ho scritto in tempi non sospetti e mi stimo di aver scritto questo. Nelle mie weekly note 5-6 settimane fa ho scritto: è dai problemi che nascono le cause dei rialzi, e quindi effettivamente il meccanismo che era fatto dai grandissimi trader, dai grandissimi fondi, probabilmente anche in concerto, era quello di arrivare insieme alle banche centrali a fare blocco di liquidità e entrare turandosi il naso nelle situazioni più difficili per poi scaricare. A chi scarichi? Alle persone, ripeto, o insaccate perché hanno shortato, alle persone che dicono: cacchio, io sapete quante volte le ho dette, le ho lette? Va giù, va su con questo clima, chissà quando poi il coronavirus migliorerà. Insomma, per cui o chi short o chi acquistava nel momento in cui la situazione pareva meglio, apriva meglio, per cui c'era questo rialzo. C'era il blocco del ribasso dovuto agli acquisti della speculazione. È il rialzo fisiologico generato dagli acquisti sani dei retail o dei meno avveduti come Tony, che in una situazione di distensione fisiologicamente comprava. Ecco, questo giochino l'ho capito un paio di settimane fa, purtroppo, ma d'altronde se l'avessi capito subito sarei stato più bravo. Invece le capisci, ma sono finezze, ce lo dico, adesso ve lo spiego, però io lo capivo, quindi già interpretare il mercato con l'immodestia che può apparire, insomma, io sono un mercatista, mi definisco un interprete del mercato ex post, cioè spiegarlo ex post è difficilissimo perché un'analisi così non l'ho trovata al mondo e non la troverò, ho uno che me la copia. Ma insomma, riuscire a capire le situazioni ti può preservare da altri insacchi o può aumentare le tue probabilità di profittabilità, di questo ne sono convinto. Di questo mi chiedo. Io adesso ho uno shortino ancora, scusate, di Nasdaq che chiudo a 91, qualcosa che avevo fatto a 5,10, perché ho quest'idea qui. Vediamo se. Tony, Dimmi, dimmi, scusami. no, a proposito di Nasdaq, a proposito ovviamente di quello che hai detto, la famosa scucchiaiata da sotto, adesso io devo fare la mia operazione del venerdì e mi piace particolarmente l'idea adesso di provare un buy sotto però l'area di 9.460 più o meno. Allora, vediamo anche l'operatività. Spiegato questo, io devo spiegare perché altrimenti, cioè,
Perché sono nervoso? Perché io ho sentito 12.000 interviste stamattina, mi innervosisco, poi sbaglio anch'io, perché è tutti a dire il mercato è buonissimo, il mercato è buonissimo, è stupendo, una cosa favolosa, però mai shortare perché il trend, però non compriamo adesso perché è pericoloso, le solite boiate. A quel punto però non fai niente, vai al cinema e fai più bella figura. Invece io ho avuto anche il coraggio di ipotizzare anche degli short e quando sbaglio mi dispiace, quando ci prendo, siccome mi espongo, mi godo. Ecco, a questo punto che cosa succede? Com'è che funziona il mercato? Evidentemente si sta creando uno sconcerto perché la gente, ovviamente, presa in contropiede, comincerà. Ieri si è fatta ingolosire, stamattina ha cominciato, hai visto che recupera, e sono dei diavoli, no? Hanno fatto tutto, anche io stesso ho fatto un decimo di quello che potevo fare perché a un certo punto recuperava, allora ho chiuso, poi mi sono accontentato, poi ho preso, poi ho chiuso e ho fatto un terzo di quello che potevo fare. Perché funziona così il mercato? Perché ti fanno una finta, il FIB a un certo punto da 830 è arrivato a 25.120. Il Nasdaq ha ben sfondato i 9,6 e via così. Qui due volte, sto guardando, sono maledetto, era 90, 92, ho fatto due volte 91, 92,25. Vabbè, comunque. E quindi il mercato si sta in questo modo imbizzarrendo perché la gente capisce più un cacchio. Guarda il FIB sembrava che l'Italia ha rotto il 24,8, si va a 30, 31, 32, per le banche, tutte queste storie qui. E adesso siamo qui a 750 punti sotto ai valori di ieri mattina o l'altro ieri, qualcosa del genere. Detto questo, evidentemente adesso ci saranno degli eccessi, perché? Perché qui è come il Pungible, cioè uno qui cominciava a dire: ma come, qui non è successo niente, si è fatta allettare dalla ripresina, eccetera, eccetera. E siamo in una zona un po' pericolosa. Detto questo, l'unico grosso pericolo che ci può essere, ecco perché in questo caso il long è possibile, è un avvitamento degli indici americani generati, generato, scusate, dall'eccesso di margin debt, cioè dal fatto che questi americanoni sono tutti a leva long, tutti, perché una roba che cresce da 12 anni e poi, meno male, quelle volte che ha avuto un periodo così, sono ancora qui, mi guarda 92, adesso mi ha rotto le palle, no, non mi fa mica 92. Scusate, ma devo chiudere, ma la chiudo qui. Scusa, 94. Ecco. Sì, ho sentito. Sì, e quindi l'avvitamento, cosa può succedere? Chi ha un po' più di esperienza si ricorderà il 5 febbraio del 2018, che eravamo in una situazione dove ormai era andato di moda comprare il VIX, shortare il VIX, scusate, shortare il VIX, cioè shortare la volatilità, ovvero la paura, perché andava sempre su, la volatilità era bassissima e il gioco dei future offre del contango, cioè c'è una differenza tra il valore del FIB o del future, scusate, e il sottostante del VIX, era diventato di moda, addirittura hanno costruito dei fondi dove si shortava il VIX perché meno male la tranquillità regnava e il VIX future quotava sempre un qualche cosa di più della realtà. Un bel giorno qualcuno ha comprato delle put, ha fatto la giocata, carambola, hanno fatto alzare il fix, non mi ricordo esattamente, mi sembra sia arrivato a 55, 60, da 40, era stabile a 10, e ovviamente gli effetti leva, eccetera, eccetera, hanno fatto una carambolata incredibile, dove sono andati a prendere in birillata tutta la speculazione che si era abituata a fare un giochino, una giocata da chapeau d'eccezione. E questo è l'unico rischio, però siccome l'hanno già fatto il 5 febbraio del 2018, può darsi che due volte non gli riesca il gioco, quindi dal punto di vista speculativo, non di investimento, è plausibile anche provare un long, una scucchiaiata da sotto. Giuseppe mi ha proposto un 9,60, un 9,70, sicuramente in questo caso qui, se anche io provo un long,
metto lo stop, decido 15, 20, 30 punti a seconda della science, massimo 30 punti a costo di essere gabbati, e ti metti sotto, 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 ecco, 9,60, 9,63, 9,64. Io preferisco sempre aggiungere 2-3 punti allo zero se faccio riferimento al mercato regolamentare. Tanto ho fatto bene a riprenderlo perché sta salendo. Ecco, può essere plausibile, però non so se io faccio tante cose, vabbè, ormai queste sono le lezioni uniche che faccio via web, le altre sono commenti, tentativi, eccetera, come quella di stamattina. Ecco, l'unica cosa che queste tante persone, perché siete sempre tantissime, vi ringrazio, che anche il venerdì sera, che siamo stanchi, in qualsiasi situazione di mercato siete qui a sentirmi. Per favore, non insaccatevi, non insaccatevi, perché sono questi i momenti clamorosi dell'insacco. Sono questi qui, perché uno è abituato a vedere sempre il recupero, sempre, e in effetti c'è stato sempre, a partire da ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, e 5 mesi che ogni storno è stato ricomprato. E quindi è fisiologico mentalmente vedere un FIB che ieri lo strappavano a 25,5 o un DAX che ieri strappavano a 13,8 o un Nasdaq che a 9,7. Io ieri ho shortato, sono stato 2 ore male, era 9.708 mi sembra. Alla fine alle 5 ho preso 9.702, me lo ricordo, ero loro, ho detto lo fanno così, stimandomi di questo 9.702. Stesso discorso col FIB, avevo un'opzione da ricomprare, un FIB che c'avevo da dietro, di cambio, e a un certo punto l'ho preso con stima a 230, 25-230, gli hanno tirato una pavanata, guardatelo qui, a 24 euro. Ovviamente poi riproseguo l'azione perché il prezzo di carico no, oggi diciamo che oggi è andata bene, insomma, bene o male ho lasciato scorrere un po' di più, non ho fatto cose eccezionali, potevo fare di più e questo. Ma vi dico la verità perché solo dicendo la verità posso riuscire a imparare qualcosa. I fenomeni che non sbagliano mai, che hanno sempre le loro sicurezze, non sono veri. I fenomeni non ce ne sono. Chi è bravo si espone e fa brutte figure. Io considero gli insulti che ogni tanto mi fanno, sono rari, però che ho avuto nei commenti qualche volta da altri, in gruppi strani, così qualche presa per il culo, la considero un segno di orgoglio, perché se uno non si espone mai o non dice mai un cazzo, evidentemente non può prendere l'insulto. Però se in Italia almeno, quando lo dico con orgoglio, e Giuseppe non lo ferma, c'è un meeting ufficiale, c'è una fiera, c'è un Borsa Italiana che presenta qualcosa, una presentazione, ci sono io, meno male, io faccio sempre il pieno, per cui alla fine si vede che qualcuno che crede anche a quello che dico c'è. Scusate questo sfogo, però oggi ho fatto un bel trade, mi è piaciuta stamattina quello che ho detto a Vision Forex, e siccome altre volte ho detto anche cose che poi non si sono verificate, è giusto anche, e ho fatto anche ammenda, è giusto anche, quando ci ho preso proprio bene bene, è giusto bearsi, perché altrimenti non mi divertirei. Mi è piaciuto il discorso che ho fatto stamattina, che parlavo con Giuseppe Cericola, che dico, se volete ve lo dico, il trend è bellissimo, mai andare contro trend, viva il trend, non facciamo niente, non è da comprare adesso perché è pericoloso, attendiamo e monitoriamo con attenzione per avere la nostra opportunità. Che un'altra cosa che mi viene da dire, poi passiamo a se c'è qualche domanda, oggi c'è questo sfogo verità, è che vi insegno un'altra cosa. Scusate se dico vi insegno, ma come esperienza ne ho. Non esiste un momento più propizievole e più facile dell'altro. Ex post lo sai dire, per me oggi era facile, insomma, ma non è vero. Il momento diventa più propizievole, più semplice quando hai preso l'operazione, perché in ogni momento c'è sempre un sacco di difficoltà. Per cui anche quei discorsi che mi nervosiscono, scenderà, ma lo faremo lo short quando
quando si vedrà e ci saranno i presupposti, poi sentite 6 ore di analisti tra fonti, class, leggete quello che volete, vedete se c'è uno che dice, dica, non a livello di segnale operativo, di chat interna, amici, ci saranno, però ufficialmente uno dica, oggi short. No, dice assolutamente non comprare, perché insomma, buon senso, però attendiamo questa grossa opportunità della vita. Il che è giusto come ragionamento, anche lo condivido anch'io, perché io poi fondamentalmente spero che cali per comprare. È un po' tanto che spero che cali per comprare, però questa è la mia realtà. A me, nel 2018, l'ho fatto benissimo, prendevo quasi tutto, ero compratore, il mio successo anche mediatico è dovuto al 2018, che ero l'unico, quando era tutto brutto, che continuavo a dire lingua orribile ottimista e prendiamo di qui l'occasione del secolo. E ho continuato, continuato, poi ho avuto ampiamente ragione, cui mi piace, però in certe situazioni per carattere. Non considero adesso, io ho delle difficoltà anche con Fontobel, perché mi chiede fammi un certificato e io dico no, non ci metto il mio nome in un certificato a 25.300 di FIB, non ce lo metto, perché fidati. Poi bisogna vedere, evidentemente io riuscirò e sarò e farò i certificati, sarò rialzista dal momento in cui sentirò il clima degenerare con quella gente che urla, ve l'avevo detto, qui si va a 13.000, 17.000, 20.000, qui è una porcheria, sono tutti dei ladri, tutti i galletti che escono fuori dopo. E io sono contrario, né, questo è il momento migliore. In questo momento ho visto molto ottimismo e attesa di occasioni d'oro, perché il FIB è a 25, 24 e 8, che sembrava impensabile, e questa è un po' la mia situazione. Sicuramente però si sta costruendo l'opportunità per il ripasso. Ovviamente siamo al secondo giorno, tra i due, se mi chiedono un qualche cosa, io shorto ancora, cioè io shorto, il FIB lo vedo un po' più marcio, non so che cosa è successo oggi, c'è UniCredit che sta perdendo il 3,5%, di quello delle banche ne ho parlato in dettaglio stamattina su Vision Forex, ho parlato del panorama bancario, del risico, di quello che penso sull'accordo intesa UBI, del fatto che è una cosa buona, me lo sintetizza, ma non sufficiente per dire che da adesso le banche diventeranno ricchissime, è un risparmio, una concentrazione che può essere utilissima, però fondamentalmente, strategicamente, il settore banche non è che diventa apprezzabile per questo motivo. E questo è quanto è il mio cappello di esordio di oggi, scusate. Assolutamente Tony, assolutamente ti do i meriti e hai anche una cena pagata da Alessio che ti dice grande mago, io sono tra i pochi che ti ha seguito e quindi cena pagata promesso, quindi da Ma Alessio. ha fatto il FIB? Scrivi Alessio che conosco. Alessio, hai fatto il FIB o il Nasdaq? Poi me lo scrive e poi me lo dice, Io perché per credo nel me. Nasdaq, però. No, no, Sì, ho FIB. fatto il Fatto. FIB. Ottimo, ottimo. Bravo Alessio. Allora, Francesca dice che sono 128 mesi di rialzo, quindi non specifica però Ho capito, niente. però. No, giusto Francesca, però qui faccio la parte contro di me, diciamo. Sono 128, verrà il giorno che magari fai 5 giorni di uscita, però l'abbiamo detto tutti anche 6 mesi fa, 4 mesi fa, 7 mesi fa, per cui io anche se dovesse scendere non è che mi stimo, perché l'orologio rotto sono 2 volte che ci sia una discesa, è inconcepibile pensare di no. È inconcepibile, per cui evidentemente può essere questa l'inizio di una fase leggera di inversione, non ci sono crolli, c'è Trump che deve essere eletto, c'è le banche federali degli Stati Uniti d'America, la Fed che è sempre pronta a calare i tassi, è un magna magna generale. Però sicuramente, secondo me, come vado a scrivere da tanti giorni, la Federal Reserve e Powell ha piacere che ci sia un po' di storno, perché l'unico modo di creare delle devastazioni ai mercati finanziari è mandarle in bolla. Se te mandi in bolla sto Nasdaq, che a 8.000 sembrava arrivato quest'estate, guardate Tesla, guardate tutti i titoli sembravano tutti arrivati, se tu me li mandi in bolla,
dei valori incredibili, che magari sono anche 9.700, per carità, rispetto a 6.000 che sembrava già ben quotato, 9.000, me li fa arrivare a 11.000, 12.000, già che ci siamo, da un giorno 100.000, 5.000 SP, tutti quei discorsi lì da poveri, evidentemente, poi lì il rischio della deflagrazione c'è, perché da quando vai a 5.000 di SP e poi torni a 3.200, vuol dire che lì con i margin debt c'è tanta gente che va rovinata, anche se il valore magari torna a quello di adesso. Avete capito qual è il problema? Cioè, uno dice, ma tutto sommato, no, perché la speculazione poi compra, quelli ingordi comprano a leva, e quindi una deflagrazione da qualsiasi punto avviene fa male a quelli un pochino più inesperti e meno sprovveduti, per cui questo è il rischio. Ma io credo che io sono contento se scende, proprio mi dispiace se qualcuno rimane in saccato, sempre, perché io tifo per tutte le persone che devono evitare dei dolori, ma so che ci sono, io gli altri. E tifo un po' di calo perché mi diverto a scucchiare da sotto, a riprendere i miei titoli, comincio a comprare dei titoli a prezzi, io mi faccio i miei certificati a dei prezzi dove puoi sperare di guadagnare. Ma io che sono sostenitore dell'Enel, io già ho dell'oro, cioè io vedo sti prezzi e ho paura anche, mi fa Francesco, facciamo un altro replay su Enel, dico aspettiamo un po', aspettiamo un po', aspettiamo un po', aspettiamo un po', e dopo sono il primo a entrare con dei certificati che ti diano un extra rendimento se non c'è il drawdown. Ma in questa situazione fai fatica a metterci la faccia su un certificato, perché una cosa è se sbaglio una view qui, ne dico tante, che le sbaglio. Una cosa è se costruisco un certificato dove c'è un impegno di una società di qualche milione di euro e questo mi va a toccare la barriera, insomma, per carità non mi succede niente, però anche no, insomma, lì ci tengo molto. Io ho avuto, l'anno scorso non sono andato bene tanto con le view, però ho avuto una fortuna sfacciata con l'Enel, ho scelto a fine agosto l'Enel e a quel punto evidentemente era il certificato, i certificati più sicuro, ma è solo salito e mi è andata bene, ci vuole anche un po' della fortuna, ecco tutto sommato. E questo è un po', insomma, quello che penso io. Ci sono altre domande? Sì, ci sono altre domande. Allora, una constatazione da Luigi sul discorso che facevi prima. Tony non conta aver ragione, conta solo chi guadagna. Ok, sono d'accordo su questo, in effetti. Poi, Vincenzo ti chiede, lunedì secondo te aprirà in gap down il FIB? Se continua così. Qui c'è l'errore, più scende e meno. Io, più, è chiaro che bisogna vedere quello che succede, come chiude, come andrà di future domenica. Poi, una volta che sono le 5 e mezza, qui c'è tutto uno stretto fino alle 22. A quel punto, magari c'è una parolina di un amministratore, di un funzionario della BCE. Insomma, è difficilissimo prevedere un gap up, un gap down addirittura adesso. Tenete conto che il FIB ha perso 800 punti dai prezzi dell'altro ieri. Ha perso 800, vogliamo, ne perdi altri 100, poi perché deve aprire in gap down? No, io, vedete, già mi sto trasformando. Perché deve aprire in gap down? Perché sti ragionamenti di gap down non li facevamo stamattina 25.0.100? Qua io sono andato fuori con dei miei amici, ero lì con il cellulare, vedevo 25.100 e viene da fare le 25.7. E quando vale 25.100 che deve avere le palle di shortare? Adesso sembra la mossa più facile, ma è anche molto più pericolosa adesso che fatta prima, ve lo assicuro. E questo gioco, il meccanismo, che uno vede scendere, crede di essere più furbo. Trend, breakout, boh, qui il mercato è brutto, come se un maiale si accorge che il mercato è brutto e fa tutte quelle elaborazioni e ti saccano. Non credo che lunedì si apra in gap down, anzi, dovesse rotolare a quota 24 e 5, è vero che io andrei anche long.
così do anche un target log, visto che era un po' che questa parola non usciva dalla mia Poi bocca. tanto lunedì siamo di nuovo qui alle 8:45, quindi avremo poi modo di... Quindi, però, ovviamente, gap down o up si pagano o si guadagnano solo rischiando il weekend. Esatto, quello... Beh, quello però è sempre molto rischioso, no? È una sorta di scommessa alla fine. Una sorta di scommessa, ma qui sono cattivissimo. È vero, il perbenismo imperante nel mondo del trading vuole trasformare i trader in persone prudenti. C'è questo modo di dire, invece, il trading è un gioco perché c'è l'aleatorietà che è imprescindibile. Alea vuol dire i dadi, vuol dire che è un gioco. Non sarò mai io a dire, e evidentemente il rischio è proprio il lente della redditività. Se uno non rischia niente, perde sempre poco. E non esiste una situazione dove oggettivamente hai più vantaggi di un'altra. Evidentemente non fare, però, e qui confermo quello che dice Giuseppe, se uno vuole evitare sbalzi molto aleatori, non fai weekend, specialmente in questa situazione. Questo sta a lui. Poi però, uno può credere di avere dei vantaggi rischio-rendimento basandosi sulle esasperazioni di certi movimenti, e secondo me le inefficienze, un discrezionali, le trova anche nelle esasperazioni di certi movimenti. Le esasperazioni di certi movimenti avvengono necessariamente per definizione in controtrend, perché c'è un eccesso rialzista o un eccesso ribassista. In una situazione del genere, secondo me, la storia dell'OPA, dell'operazione di scambio andrà a finire che la faranno, lo dico subito, lo faranno, perché è vero che c'è stato il rifiuto da parte ieri sera, da parte di UBI, ma non è che si è rifiutata l'assemblea, si è rifiutato il comitato dei grandi e piccoli azionisti. CAR si chiama, qualcosa del genere, che ha il 19-18%, 18-19% dell'azionariato, che è importante, ma non è definitivo. Quello che conta è il 50 più 1. E il 50 più 1 probabilmente poi si esprimerà a favore di... Non è detto, insomma, è difficilissimo, però non è che è persa la battaglia, eh? Non è che è persa. Perfetto, Tony. Intanto mi sta per entrare il buy limit sulla DAX. Voglio fare un po' l'operazione che era sul Nasdaq a 13.500, che è poi quotazione TIC 1000. Vediamo, perché manca qualche punto. Allora, poi ti chiedono, Tony. Ciao, Tony, ora piove anche sul dollaro. Credo che siano un po' collegate queste due domande, perché Pietro poi ti chiede una valutazione su euro-dollaro, l'attuale risalita è causa autonoma, ovvero ritracciamento prevedibile, oppure conseguenza del calo degli indici americani e europei? Euro-dollaro che sta facendo? C'è un controritracciamento, cioè c'è un po' il dollaro è rappresentativo in questi ultimi mesi, è stato rappresentativo della forza e del dinamismo degli Stati Uniti d'America. L'abbiamo visto anche contro lo yen, l'abbiamo visto contro tutte le valute, in particolare con l'euro. Evidentemente, in un momento di sconcerto. In un momento di sconcerto, evidentemente anche l'oro, che è stato il baluardo di questa cavalcata, per coerenza, un pochettino ritraccia. Adesso, dove finisce? Probabilmente, ti do io la mia tesi. Questa qui vale come quella di un altro analista fondamentale. I mercati si stanno un pochettino avvitando, un pochettino, siamo al secondo giorno, niente di drammatico. Il dollaro evidentemente potrebbe soffrire una maggiore probabilità di un'azione di allentamento quantitativo, ovvero di intervento da parte della Fed,
per cercare, eventualmente dovesse continuare qualche altro giorno così, di immettere liquidità, dollari, Fed, per cercare di recuperare i mercati. Perché il casino qui, ecco, queste cose le conosco bene, sono solo gli americanoni. Gli americanoni fanno del casino perché sono tutti a leva, le famiglie, le imprese, le aziende, le banche, sono tutti lì con sto standard and poor long di tutti i titoli, con le Apple, con le Amazon, con Facebook, con tutti, le Microsoft, con tutti questi titoli, sono lì con tutti questi titoli, questi americanoni a debito, cioè hanno magari 50.000 dollari per conto loro di famiglia e ne hanno 200.000 nazioni. Funziona così. Quindi quando vai sotto di 10%, i 50.000 diventano 30 come 30. Sì, perché i 50 con la leva sono 200, un 10% quindi di 200.000 sono 20.000 e i 50.000 di risparmi diventano 30. E quindi si dà via per la questione dei margini a una serie di vendite forzate. Questo è, vi volevo spiegare anche questo. E gli americanoni non sono affidabili, per quanto è vero, quelle sbandate che danno tremende, ricordiamoci tutti il dicembre 2018, sono generate da queste situazioni. Ecco, questo ecco perché sono un po' per l'idea del long scocchiare da sotto e chi si è visto. Vedo adesso il mercato, io son fletto, ho solo un'opzione di una call, ma questa l'ho già mangiata. Va bene, ecco, è questo quello che ci volevo dire, cioè vi volevo spiegare tecnicamente il meccanismo, poi ognuno ne tragga le proprie conclusioni. È evidente che secondo me un ruolo come il mio deve essere anche quello atto a spiegare i meccanismi dei mercati finanziari. Poi, evidentemente, se vi dico così, sono facili anche trarre conclusioni. Cioè, quell'ottimismo, il trend è bello, si rifarà tutto. Allora, quelli che dicevano sì, c'è occasioni, indiche no. Adesso entro. Ecco, uno entra, ma è sempre difficile entrare. E sempre. Poi ci sarà un momento, magari anche questo qui, che è validissimo per entrare. Ecco, però purtroppo i mercati sono così. Perfetto, una constatazione su euro-dollaro, visto che era stata fatta la domanda, voglio solo farmi notare come hanno operato i retail adesso, gli ultimi giorni, perché hanno continuato a shortare. Aspettate che ve lo voglio far vedere bene. Queste cose mi lasciano sempre basito. Allora, negli ultimi 4 giorni i retail avevano shortato in area 1,08 e 70, hanno seguito sempre euro-dollaro, shortando e abbassando il prezzo medio di carico, arrivando a 1,08 e 23, poi 1,08 e 17. Hanno shortato anche oggi e poi è partito purtroppo l'insacco. È una cosa sistematica di come poi vadano sempre a seguire il prezzo, quindi non mantengono assolutamente le posizioni, nel senso che se tu entri qui short, mantieni la posizione, invece no, si insegue sempre il prezzo in modo tale che poi prima o poi rimane insaccato. Questa cosa è una modalità sull'analisi retail molto interessante, quindi volevo farvela un attimo vedere. Faccio anche uno screenshot che mi serve per la chat. Ok, allora vediamo se c'è qualche altra domanda. Allora, grazie a festeggia il suo short sul DAX. Finalmente il mio short sul DAX va a mio favore. Sono tentato a chiudere, ma vorrei sfruttare gli eccessi di short. Ma vorrei sfruttare gli eccessi di short, un livello chiave sul DAX da attenzionare. Grazia, non so se è la Grazia che conosco, di origini romagnole, che abita in Piemonte. Comunque io conosco lei, grazie. Vediamo. Sì, ti dice che è lei. Grazie, allora. Anzi, no, no, ritratta, no, Sicilia Catania, ok. Va bene, piacere, grazie. Maria Grazia, c'è un'altra Grazia che scrive ogni tanto, è lei. Va bene, ma io come sono fatto io, se lei è short e non è partita proprio adesso, cosa che non credo,
Io penso che 13, 4 e 80 possa essere già un'area sufficientemente per oggi. A meno che poi lo sbrago non avvenga oggi, ma secondo me è quasi voluto apposta. Io quest'idea qui, questo short è stato generato con quella mezz'ora di fuoco ieri, gratis, dico gratis perché non c'era una notizia, un dato, niente, gratis, hanno fatto così, di birillata, quasi cercato apposta per fermare questo impeto irrazionale dei rialzi. Basta. Perché ovviamente poi è stato fatto in maniera d'arte proprio nel momento in cui le notizie ultime erano solo buone. Perché avevano appena finito di dire che il coronavirus erano meno i problemi che i non problemi, insomma, quelle storie lì non voglio neanche di ripeterle, e guarda caso te l'hanno fatto gratis. E come l'hanno fatto gratis, poi lo riprendono. Cioè, non mi sembra una rottura particolarmente grave, il che però non sta a significare che adesso sia orocolato da andare a comprare, eccetera. Quindi, guarda, già lo sta facendo il DAX qui. Già lo sta Mi è facendo. entrata la baia. Eh? Mi è entrata la baia, vediamo se mi dà qualche punto. Cosa sei? Di quanto sei? A 80, 90, 505? A quanto sei di DAX? Vai. È entrato proprio adesso Tony, 13.502. 502, sì. Io sì, per rispondere a Grazia mi limiterei a questi valori, 20 punti in meno, 4,80, 4,83. Non andrei a forzare delle situazioni così, ma è il mio carattere che è così. Non mi piacciono gli eccessi in un senso e in un altro. Allora, quando ci sono degli eccessi, a un certo punto mi fermo e sbaglio qualche volta, sbaglio, sia a rialzo sia a ribasso, però un pochettino. Tranne che con loro più lo guardo più sale e con loro proprio non è nessun problema. Ecco, però Tonico, parliamo bello, bello tonico. sì, è incredibile, loro è una roba, è peggio che la Tesla, veramente. Incredibile. Vediamo, allora, non mi piace prendere coltelli che cadono, però vai, la size è bassa, quindi provato, vediamo che cosa poi succede lunedì. Va bene, allora, sono già trascorsi 3 quarti d'ora con te, Tony, vola sempre il tempo. Io vi do appuntamento a lunedì. Chiuderei con, non so se Antonio ha una previsione, lui ti dice, ciao Tony, ci vedremo a Bologna con il Nasdaq a 9.000. Però poi mette un punto interrogativo, quindi non so se vuole il tuo parere, però. A Antonio, non so, Bologna, è una tua previsione? come si chiama? Massimo? No, Antonio da Torino. Antonio a Torino. Non so a Bologna, perché probabilmente intende il 4 di aprile che c'è la EU Finance, non so, mi fa piacere di vedere Antonio da Torino, ma forse ho capito chi è Antonio da Torino, ma può darsi benissimo che ci vada a 9.000, cioè non è che... Dipende un po' da quello che vogliono fare, ma nessuno va a sapere. Però adesso, quando è brutto, sembra tutto. Fino a se io l'altro ieri, se io ieri, ma anche stamattina, dicevo così, venivo fuori dal tombino a offendermi. Io anche stamattina ho rischiato, c'era tutto che sta recuperando. Dico, boh, secondo me, andiamo a vedere 9, 5, 17, e ho spiegato. Poi. Oggi già è più accattivante, però poi so di esperienza che quello che sembra e lo fai col cuore, tendenzialmente poi ti frega. Quindi su questi eccessi, appunto, diceva Grazia di fermarsi col DAX 9.000 c'è cioè un obiettivo. Io lo ripeterò altre 20 volte quest'anno come obiettivo degli indici, dato a novembre, il mio ufficiale, è tra più 5 e meno 10, che a prenderci è difficile, uno dico. Per cui sostanzialmente gennaio era meno 2, adesso vediamo come chiudiamo febbraio, ma non credo in crolli.
Per cui già 9.000 può essere un target da aprile, è possibilissimo, ecco, tutto qui. Perfetto, Tony. Va bene, grazie a tutti e vi do appuntamento lunedì alle 8:45. Se mi sono perso qualche domanda, le farò poi lunedì. Mi sono segnato quella su di Francesca e poi c'era una sulla registrazione che sarà disponibile nei prossimi giorni. Grazie a tutti e buon weekend. Grazie.